Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Battle Cats con ancora l'evento di Evangelion, quindi posso tranquillamente sperare di trovare uno degli Uber quelli grandi. Mi piacerebbe veramente tanto. Quindi 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e vi invito anche a passare dal nostro video di PixArk e da lasciare un like anche lì, perché stiamo cercando di iniziare una nuova serie e ci serve il vostro supporto. Andiamo avanti con la nuova puntata. Allora, abbiamo 3 cat capsule, ragazzi. Sono arrivato al rank 1279. Scusate la voce, ma intanto andiamoci ad aprire almeno i piccolini. Poi andiamo a vedere tutto il resto, Gammatoto e simili. Oggi andiamo a provare un evento Awakened Insane. Sinceramente non so se ci riusciamo a fare l'insano. Ok, Cat Cannon Charge, che sicuramente andrò a potenziarlo se me lo fa fare. E andiamo avanti, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di comodo. Cat Energy, niente male, ci piace. E proseguiamo ancora, ultimo ticket normale. Ok, vediamo un po' se esce qualcosa di decente. Sembra di sì, ragazzi. La nostra Cowcat che potremmo svoltare una volta diventata Awakened. Ok, direi di andare a vedere prima di tutto il nostro Gammatoto che cosa ci riporta. Gammatoto? Mamma mia quanto sei bella Gammatoto, sei diventata Gammatota. Ok, vai così. Quasi livello 16, ci è mancato veramente poco. Reward, 3 cat food e un po' di esperienza. Potevi trovare un altro gattino, mi sarebbe piaciuto un po' di più. Abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo? Non ancora, quindi altre 6 ore di spedizione. Ok, allora, dopo aver mandato il nostro Gammatoto in viaggio, io direi che è il momento di andare ad aprire i nostri rare cat capsule. Vai così. Ok, 1500 come sempre farmate a video, come vi dico sempre. C'è anche il Dragon Emperor, ma io voglio riuscire a prendere una Uber di Evangelion. Quindi vai, try 11 e ci proviamo ancora. Vediamo un po', speriamo che stavolta ce ne esce almeno uno. Ok, c'è uscita la piccola rara che ci dovrebbe essere mancata. Questa, c'avevamo l'altra, che è Asuka, perfetto. I due surfisti che l'abbiamo riciclati 20 miliardi di volte. Un Cat Gunslayer, un Typh, Mary Cat che già ce l'avevamo, Ray Cat che già avevamo, il Rover Cat mi avete detto di tenerlo da parte perché diventa molto utile più avanti. Questa è super rara, ok, è l'Omina e dobbiamo vedere precisamente cosa fa. Andiamo avanti. 2 Ray Ayami, va bene. Il Surfer Cat, questo era molto comodo. Quindi neanche stavolta l'Uber, sfortunati a schifo. Va bene, allora direi che è il momento di andare a provare il nostro evento Awakened. E per farlo ragazzi, che cosa ho fatto? Ho preso un mazzo che mi avete consigliato in descrizione, anzi nei commenti, scusate. E mi sono fatto questo, il Samba, l'Artist, il Thor mandato a livello 30. Il Dragon, ho potenziato al massimo lui che è diventato veramente una bestia. E ho messo quello che mi avete detto voi. Voglio andare a provare gli Insane, non penso di riuscirci ancora, ma ci proviamo. E ho fatto anche diverse quest e non me ne ero accorto. 50 cat food per me, 30 cat food per me, 10 cat food per me, altri 10 cat food per me. Vediamo un po' se ce ne sta qualcun altro. No, ne abbiamo fatti 114. Per poco andavamo a fare un'altra apertura. Ok ragazzi, vado a farmi dei Crazed Fish, così dovremmo sbloccare appunto la forma Crazed del Fish, garantita se riusciamo a farlo. Andiamo a provare. Ok, si comincia, è insano. Guardate che roba, c'è la peggio. Vogliamo esagerare qui? Vogliamo esagerare. Guardate la roba che sta evocando sto schifoso. Ok, però per adesso si riesce, diciamo, quasi a tenere fermo. Ok, cerchiamo di evocare roba. C'è il Crazy Fish là che mi fa un tantino paura. Anche perché non penso di poterlo tenere fermo a lungo. Ai 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 ai, sta andando avanti, sta andando avanti. Come fate a tenerli fermi questi cosi? È impossibile, è impossibile. Ok, ci sto provando, ma non lo manda indietro. Questo potrebbe essere un grosso problema. Anche perché se non erro devo fare pure il livello 3 per forza. Ok, ne ha evocati in altri 3. No regà, è improponibile. È improponibile, non si può fare una cosa del genere. Mi stanno attaccando la torre già. No regà, è un insane da pazzi così. Non ci riescono, lo reggono assolutamente.
Posso provare a fare una cosa a sto punto. Consumo i 30 cat food, così abbiamo full energia e mettiamo subito Shadow Gao. Vediamo se ce la facciamo con Shadow Gao sul terreno. Ok, vai de cattiveria subito con loro, perché tanto alla fine è così che si fa. Ne sono più che sicuro. Mettiamo la torre. Ah, li evoca tutti così? Tutti a secco proprio? Va bene. Vediamo un po' se Shadow Gao ce la fa. Oh, si sono stunnati. Si sono stunnati e non so grazie a chi di loro. Wow. Wow, ok. Allora possiamo farlo avendo sprecato esclusivamente 30 cat food. Cioè, così da cattiveria? Ci voleva così poco? Va bene. Me la porto a casa così allora, a sto punto. Shadow Gao, come avete detto, è veramente OP contro queste modalità. Allora, dopo voglio vedere se riesco magari a farmi l'Awakened, anche se ci credo veramente poco. Guardate la figata di questa cosa. Stiamo spammando tutto quello che posso evocare e Shadow Gao procede da solo. Va bene, grazie. Quindi facciamo l'Awakened del Fish. Che cos'è quel coso? L'ippopotamo potenziato della fava. Perché c'è un ippopotamo così grande? Che cosa gli dico a quel coso se mi tocca gli omini? Ai ai ai, non mi toccare l'Uber per favore, perché so guai. Allora, ok, quello è un metal. Mamma mia, mannaggia la miseria. Ci voleva un anti-metal e è pure potenziato quel coso. Ok, vabbè, tanto ci abbiamo un sacco di piccolo, un sacco di samba. E Shadow Gao non sta venendo, mi sa, neanche sfiorato da quell'ippopotamo, per quanti piccoli ci abbiamo. Intanto stunniamo roba random. Ok, c'ho tanta paura di non riuscire. Sembrava tanto più easy e invece si è rivelato essere comunque molto pericoloso. Vai così. Ok, riusciamo a fare un minimo di danno a quel cavolo di ippopotamo. Ma non cede, non cede, deve essere veramente OP. Ecco perché era insane questa modalità. Ok, potrei mettere un altro dragon. Vai così. Mamma mia, sto evocando tutto. Sto continuando a evocare tutti i piccoletti. Ah, mi è morto Pasalan. Quella è una brutta cosa. E cominciamo a indietreggiare anche. Comincia a diventare veramente drammatica la situation. L'abbiamo stunnato però. E questo è buono. Ok, no, tra un po' posso rievocare un altro Shadow Gao. Però ci sta mandando indietro, raga. Ci sta mandando indietro sto ippopotamo potenziato di ferro. È veramente un grande problemone. Io ci sto provando, mi sto mantenendo, ma la vedo alquanto tosta. Ok, e tutto per fare un Awakened. Anzi, per fare un Craze. E vorrei vedere quanto sono potenti a sto punto sti Craze. Perché se ci vuole così tanta fatica per farne uno, probabilmente devono essere delle bestie immonde. Mamma mia, se riesco a evocare un altro Shadow Gao è fighissimo. Però quello è un metal. Sul metal non dovremmo fare danni potenziati massive. Ok, stiamo reggendo con tanta fatica. Ci stanno mandando anche indietro. Questa mi fa veramente paura di cosa. Ok, perché quell'ippopotamo in pratica non può essere mandato indietro. Non riusciamo a knockbackarlo. Riusciamo a fare danni in pratica solo con la torre. Ok, abbiamo due Shadow giù. Anzi, uno mi è morto, quindi ne abbiamo uno solo. Non è per niente un'ottima situazione. E non riesco a fargli danni a quel coso. Voglio fargli danni, come si fa? Ditemelo adesso, perché non riesco a evocare roba, non ce la faccio. Aiuto, aiuto. Stiamo per morire male. Si stanno avvicinando alla torre. Non riesco a fermare quell'ippopotamo, raga. L'ippopotamone è un problema. E non muore, non muore. Non gli faccio danni. Non gli faccio niente. Lì ci voleva la carta, quella mi avete detto voi l'altro giorno, per fare il crit sul metallo. Assolutamente. Mi sa che la dovrò mettere e riprovarci un'altra volta. Peccato, 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 perché sembrava quasi fatta per come stavamo reggendo. Invece, e niente, posso evocare tutto quello che voglio, ma quell'ippopotamo continua a camminare. Che poi mozzi che fa un passo, mozzi che fa un passo. Ok, lo posso mantenere ancora un po' fermo. Ma siamo stretti, siamo tanto stretti. Siamo strettissimi perché continua ad andare indietro. Cioè ogni morso cammina. Non va bene questa cosa, non va bene per niente. Guardate, guardate, un bel fire. Boom! E quell'ippopotamo non si è sposta da un pezzo. Niente, gli frega nulla. Non gli frega nulla. Possiamo fare quello che vogliamo, non si ferma lì. Non ci si ferma. No, però si è fermato e non sta andando più avanti. Quello è un bene per me, sinceramente. Però vuol dire che siamo lì lì. No!
Oh, ha toccato la torre, maledetto. Ok, abbiamo pagato i 30 cat food, quindi siamo di nuovo a posto con Moneco e Neneco nel team, che ci danno la possibilità di avere un bel vantaggione. Ok, vai così. Vai di cattiveria, evochiamo tutto. Mamma mia, Uber a tutto spiano. E dobbiamo andare stavolta di cattiveria, perché adesso arriveranno anche Neneco e Moneco pesanti per sconfiggere quello di ferro di prima. Ok, abbiamo evocato tutto ciò che abbiamo tra le Uber, quindi adesso si tratta solo di iper spammare tutto ciò che possiamo spammare. Ok, andiamo anche di lui, va bene così. Il dragon, vai così. Oh, che bellezza, che bellezza, facciamo pulizia. Vai, Moneco e Neneco ci mettono tanto a evocarsi, però i metallo li dovremo massacrare malamente. Ok, allora, vediamo un po', sembra che stiamo spingendo e adesso tocca soltanto riuscire a battere quel metallo. E sperare che Moneco e Neneco riescano a fargli qualcosa, sinceramente, perché non ne sono tanto sicuro. Sì, il crit se lo colpiscono al metal, perché se non lo colpiscono non gli fanno niente. Ok, mamma mia la roba che sto evocando. C'ho un vantaggio terreno infinito in questo momento. Ok, dai, eccolo qua l'ippopotamo che ha mandato tutto indietro. Guardate che roba. Moneco e Neneco per due, perché ce ne stanno già due sul terreno. Il problema, bisogna sperare che riescono ad attaccare l'avversario, perché quell'ippopotamo va ad attaccare se ci riesci. Ok, abbiamo stunnato almeno i fish cats e già è tanto. Ok, sembra che stiamo proseguendo. L'ippopotamo speriamo che prenda botte, perché se no siamo nei guai come prima. Questa è una battaglia infinita, ragazzi, assolutamente infinita. E anche perché le monete con le Neneco sembra che siano così comode, ma ci mettono troppo a essere evocate oltretutto, quindi lui riesce ugualmente a farsi una piccola passeggiata in avanti. E non so se riusciamo neanche a colpirlo con Moneco e Neneco. Ci proviamo. Ok, gli abbiamo pulito tutto intorno, adesso si tratta solo di attaccarlo da cattiveria. Moneco e Neneco, ci state sul terreno? Siete morte prima di toccarlo? No, uno lo vedo. Vedo una dei metal, degli anti-metal. Ok, vai così. Sto evocando tutto quello che ho. Se non ce la facciamo con Moneco e Neneco, non ce la facciamo. Se no ci voleva qualche anti-metal grosso, ma sinceramente era un po' un problema. Ok, riusciamo a mantenerlo abbastanza fermo, sembra. Meglio di prima sicuramente, però non mi sembra gli stiamo facendo effettivi danni, né con Moneco né con Neneco, perché non vedo i loro danni. Oh, l'abbiamo colpito, quindi il danno l'abbiamo fatto. Ah, i crit ci sono allora con Moneco e Neneco. È solo che sono lentissimi a camminare, e quindi prima che lo pigliano ci mettono un po'. Oh, l'altro Shadow Gao, era morto Shadow Gao. Abbiamo ricolpito un'altra volta l'ippopotamo, quindi altri danni sul groppone. Mamma mia, proprio stanno avanzare. Non va bene qui, perché non c'era più il Shadow Gao sul terreno, perché è stato colpito e abbiamo rischiato malissimo. Niente, non penso di farcela neanche stavolta. Sta appiccicata alla torre. Il nostro avversario sta appiccicato di nuovo alla torre. Niente, me l'ha rifatta. Vuol dire che non è ancora il mio livello l'insane. Ci ho provato, dai. Questa non è una giornata molto forte. E va bene ragazzi, questa è la puntata di oggi di Battle Cats. Sinceramente poteva venire un pochino meglio. Non sono riuscito ugualmente neanche con gli anti-metal a battere la Awakened, anzi il Crazy Fish Cats, che mi sarebbe piaciuto avere. Va bene dai, ci si riprova. Quindi 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, e passate anche dalla nostra serie PixArk, perché vogliamo continuarla, quindi supportatela ragazzi, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima puntata.